E lei, Sofia Tomasoni, 16 anni appena, kiter da quando ne aveva 12, è salita per la prima volta su una tavola proprio all'Anglus Beach di Gizzeria, la vincitrice dei campionati mondiali di kitesurf conclusisi ieri. La giovanissima è salita sul podio per quanto riguarda la categoria femminile, regalando emozioni straordinarie a chi da tempo ne segue il percorso. È stata una gara molto dura, le altre ragazze erano forti e ho lottato fino alla fine. I primi giorni purtroppo non sono andati molto bene perché sentivo molta pressione, ho fatto tanti errori, ma sono riuscita a ritirarmi su e a combattere fino alla fine, ci ho creduto anche quando sembrava impossibile e ho raggiunto l'obiettivo. 59 atleti in totale si sono sfidati sulle onde, ben 19 i paesi di provenienza, 4 i continenti, 5 giorni di onde, vento, ma anche di un clima festoso e di tanta energia. Campione del mondo il tedesco Florian Gruber, preferito sin dall'inizio per le sue straordinarie doti atletiche e di velocità, secondo posto per il croato Martin Dolenk. Secondo posto è buono per me, perché io hai solo 18 anni e hai molti anni in fondo da me. Uno speciale riconoscimento è stato tributato a Nunzia Lepiane, moglie di Marcello Lepiane, scomparso prematuramente, appassionato kiter, oltre che operatore video straordinario. Ma protagonisti sono stati anche loro, gli atleti speciali, solo 10 al mondo e ben 4 ospiti dei mondiali di gizzeria. Loro che hanno insegnato a tutti come la volontà e il coraggio siano più forti di ogni limite. Grazie a Vanini e a Luca che hanno organizzato questo evento, abbiamo avuto anche noi la possibilità di farci vedere in acqua e comunque abbiamo avuto tantissimo supporto in tutte quante le varie operazioni necessarie per poter entrare in acqua. Tiziana Bagnato per la CNews 24.